Benvenuti ragazzi in questo nuovo episodio di Spore, siamo di nuovo nella pausa. Bello. Ok, quindi io direi di fare una bella cosa. Ok. Andatevene tutti a quel paese. Basta. La mi do! No, epico! Questo è epico! Questo è epico! Vai! Ma va a quel paese! Saremo costretti a fare... Ma che? Ah, l'Enterprise è appena partito, sì. Ma che? Ah, ok, c'è un bel punto interrogativo davanti, grande quanto il pianeta, giustamente. Marfi Durex! Durex Express! Vai! Ma va, che potenza di fuoco! Ma la miseria! Eccola. Mannatevi a morire ammazzate! Mannatevi a morire ammazzate! Morite tutti! Ora andatevene tutti a ammazzare questi qua che so degli stronzi! Attaccateli! Massacrateli! Fategli il culo! In 80 giorni! Tanta e... Madonna, che cazzo! Ma c'è, ma sono fortissimi! Mamma! Dai! Dai, la cesta dell'inno Natra! Ebba! Oh mamma mia, vabbè. Ciao! Triste di averti conosciuto! Ammazza, però me l'ha quasi scassata qua. 1500 spori, che ti costano? Dai, su! Dai, kaboom! Mamma mia, che così, ragazzi. Ma c'è una bestia sta cosa! Ma cioè io mi sono disperato per fare quell'attacco e ci sono arrivato con le ami! Così in 2 secondi! No, vai! Stupendo! No, no, lo rompi! La vendetta! Tanto me ne crei un'altra. Da? Rimpiazziamo quella caduta in battaglia. Veramente. Sono un po' stupide ste navi, però, vabbè. Dai. No, no, ritiro quello che ho detto. Fantastico, prendo anche il controllo di una torretta. Madonna, c'è! Battaglia lampo! C'è, assurdo, non ci credo. Ma che forza marina che mi sono fatto. Stupendo. Non ci credo, l'ho fatto prendere in colpo! La potenza del mio esercito è una cagata! Che bello esercito di troll! Allora, mettiamo un attimo in pausa. Madonna che troll, ragazzi, c'è. Quindi, togliamo sto schifo, prima cosa. Tu, ma che sei un cretino, ma quanto... Cioè, sono una bestia, stai con le rette, fattele, no? Meglio. Meglio così che non te le sei fatte. Bravo Pirlozza. Allora... vi allegro subito perché sono gentile a differenza dei vostri cagosi predecessori, però dovete un po' anche fare qualcosa, no, se va giù. Ok, quindi contemporaneamente intanto voglio controllare quest'altro esercito di babbuini. Porca però, cioè mica messi male signori. Noto io notare. Quindi questi avere anche delle buone situazioni da un punto di vista ergonomico, grafico e disortografico. Quindi io direi di fare una bella cosa. Mannate a morire, ammazzati veramente. Andate. Andate, mie sole, andate. Cioè questi gli ho fatto prendere in colpo. Vediamo che mi dicono adesso. Vediamo. Vostri maggi, vostri maggi. No! Non mi fa parlare! Che cattivo! Stata. Abbiamo poco altro da dire, è ora di scegliere. La nostra gente a me. Lascia mettere il cazzone nero perché ce la faccio accendere! Madonna santa, fantastico, veramente. È veramente tragicomico certo. Ma che? Sono attaccati? No! Queste sono le comunicazioni di servizio della... della cosa biblica di Gacchus. Sì, sì, comunica. Che cacchio.
No, non so perché. Ma che è? Imbuismo. Oh mio Dio, però, non è che scherzano pure loro, eh. Ma che è successo? Che è successo? Che ci stanno a fare un culo? Mica tanto, pure a me mi stanno a fare culo, però. Guarda qua, il grande slot di Gagus. Beh, non è che siano voglio. Eh no, pure il convertitore di energia atomica delle cazzo. Sì, sì, bravo, bravo, scusi. Non board, non board, no, non board. Non board, missili nucleari, non board. Porca miseria. Allora, io qui dovrei averci una più vicino. Dove gli dico di farmi queste belle cose. Marina militare, marina militare, paraponzi ponzi po, paraponzi ponzi po, ma fateli luculu. Dai, e fategli luculu. Guarda che ho visto, caro. Troppa. Aia, mi fanno culo loro, mi sa. E qua dovrebbe distruggermi tutta la marina, ma non è serio il problema. Ma come faccio il culo io? Allora, lì l'ho notato che ci sta la mia, la truppa che rompe, ma si caccia le difese. Vai, dai. Dovrei riuscire a sfondarne una, non si è capito perché poi ha smesso. Questo si fa spiaggiate con... Ok, questa non è una balena spiaggiata. Oddio, questi mo che cazzo sono? Siete... Non mi faccio portare... No, ma chi ve l'ha detto? Ma chi cazzo ve l'ha detto? Ma no, che siete stupidi. Ok, almeno questo gliel'ho fatto. Non si è capito niente. Allora, mentre intanto io qui, faccio una bella flotta militare e mando pure tutti quanti a morire ammazzati per la patria. Per la patria. Mandate a morire ammazzati. Dai. Oh, ta 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 ta. Vediamo, seguiamo i nostri eroi. I nostri eroi che poi non sono tanto eroici. Ta 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 ta. Su storia ci sarebbe stata una scritta, cioè non una scritta, mi sarebbe stato riferito che l'intera flotta di Caio dell'impero marfesiano, come mi chiamo io, Nazione Rossa, è stata distrutta, è stata totalmente distrutta, annientata. Ma non è vero per un cacchio, perché costa un misero 1500, pochissimo, cioè pochissimo no, però. Madonna! Ma che figata! Cioè, come se non fosse niente, li ho distrutti tutti. No, ma è una figata sta cosa delle battaglie navali. Le adoro. Inizio ad adorare. Tantissime le incursioni marine. Tutto perché sono più forte. Tutto perché fanno più forti dei carri armati schifosi che c'avevo prima. Che è successo? Che è successo? Che ci stanno attaccando? Che è successo secondo te? Che ti sta attaccando? Che ti sta attaccando? Che succede? Che succede? Che succede? Quando spari? Quando schiatti? Oh cacchio! Se non ho sentito questi danni, cioè non è che è stato gratuito. Ho fatto questa piccia. Che è successo? Che mi sono fatto la flotta? Che è successo? Che ci metto un secondo e faccio la flotta? Che è successo secondo te? Che è successo? Però quegli induisti là per Bloom magari sono interessanti. Vabbè, poi ci faccio amicizia dopo, se rimangono forti e non mi dichiarano le cose. Ciò che non spero, non spero proprio che mi dichiarano guerra, perché essendo già sviluppati su 3 colonie e questi qua che mi hanno dichiarato guerra erano sviluppati su 2, lo so. Dovrebbero averci tutti e 3 sblocchi sul mare, che è interessante per la mia flotta marina. No! Che balle questi, che balle di pietra che siete, però, vabbè, qui ti capisco, sarai un po' di cose. Non sei come quell'altro, almeno, che non c'aveva nessun coso. Oh, Milione! Da dove li prendi? Non lo so, manco io! Ho lo spaccio! Non si è capito da dove li prendono, però, vabbè. Allora, è stato troppo figo come gli ho distrutto la flotta prima.
Ma ora me la stanno a distruggere a me, quindi che è preoccupante. Lapidurez! Ok, ma da dove prendono questi... questi lozzi? Grazie. Ok, sfondato. Ecco l'armata, che finalmente l'armata delle... dei missilozzi! Wow, che missilozzi! Potete attaccare direttamente un video, no? Una cosa troppo intelligente da fare. Lapidurez! Mamma mia, pure dure! Pure. Ok, andiamocene subito a fare qualche altra fregata che te frega, sperando di fregarli. Ma se io invece gli faccio un attacco del ramale, come la vedono, che gli sto facendo sclerare con queste cluppe, ma io li voglio sfotte. Vabbè, mo magari mi fanno tutta la difesa aerea del mare, giustamente. Fanno così, che devono fare. E io gli scateno contro l'inferno. Dai. Qui c'è un allarme. Ah, è la loro. Dai! Velocizzo il pezzo in cui si spera, le mie speranze salgono e diminuiscono, ma solo a due. Ok, dai! Ce la puoi fare? Sì, bravo. Lavo Pampino, bravo. Sì, vittoria ragazzi, vittoria. Il nostro esercito non sopravviverete all'arrivo del nostro esercito. È per questo che io vi ho appena massacrato tutti. È una cosa molto normale, cioè. Non ho ancora capito perché ci ho messo più tempo a distruggere quelli che questo. Ah, ma è un... l'aereo! Che carino! Abbiamo scoperto l'aereo! Che carino! Oh, che cinghili! Mo cade, muoiono tutti! No, non so... dove vado! Ma perché non gufo bene? Non so gufare.